Benvenuti in Pianta Land. Il cotogno è un albero da frutto antico. Sono oltre 2000 anni che viene conosciuto e coltivato. Sembra sia originario di Creta. Il suo nome scientifico Cydonia oblonga potrebbe derivare proprio dall'antico nome dell'isola greca. Anche se viene chiamato spesso melo cotogno e a volte pero cotogno, quest'albero non è in realtà una sottovarietà del melo, ma piuttosto una pianta con caratteristiche proprie, a melo e pero, la accomuna l'appartenenza alla classe delle pomacee. Oggi si considera un frutto minore, o frutto antico, ed è un poco in disuso. Commercialmente hanno avuto più successo le mele, decisamente più dolci, anche se la mela cotogna merita di essere riscoperta per il suo sapore particolare, adatto soprattutto a preparare confetture oppure nella buonissima cotognata. La coltivazione del cotogno è abbastanza simile a quella del melo e possiamo con successo gestire questa pianta in un frutteto biologico, o comunque impiegando solo metodi naturali. Il cotogno è l'unica specie del genere Cydonia, appartiene alla numerosa famiglia delle rosacee e la classifichiamo tra gli alberi da frutto come pomacea, al pari dei già citati melo, pero e nasci, si tratta di un albero di dimensioni abbastanza modeste. Ha foglie verdi, coperte da una leggera peluria e lunghe circa 8 cm, che cadono d'inverno. L'albero di cotogno fiorisce in tarda primavera o all'inizio dell'estate, in genere a maggio. Il frutto assomiglia molto ad una mela, sovente deforme. Quando è acerbo si presenta coperto di una peluria bianchiccia, che perde con la maturazione, rivelando una buccia di un bel giallo. La polpa è di color chiaro e ossidabile se esposta all'ossigeno. I semi sono numerosi, disposti in doppia fila al centro del frutto, circondati da una mucillagine. Il cotogno è un albero tollerante al freddo. Il periodo di fioritura quasi estivo mette al riparo la pianta dal rischio di gelate tardive. Si tratta quindi di una pianta rustica, che può essere coltivata in diverse zone d'Italia. Anche se tollera bene la calura estiva, in zone troppo calde può avere problemi a produrre per mancanza di ore di freddo invernali. Si tratta di una specie che produce bene in esposizione di pieno sole, mediamente riparata dal vento. È un albero da frutto che ha una buona capacità di adattamento a diversi tipi di terreno e che si accontenta anche di un suolo povero, purché non vi sia eccesso di calcare e ristagno idrico. Il pH del suolo deve essere acido oppure subacido. Il momento giusto per piantare a dimora un alberello di cotogna è il periodo di stasi vegetativa, da novembre fino all'inizio della primavera. Dove il clima è rigido conviene attendere fine febbraio per non esporre la piantina appena trapiantata a gelate intense. Prima di piantare un melo cotogno è bene scegliere la pianta che più si adatta alle caratteristiche del suolo in cui verrà messa a dimora. In questo è importante la scelta del portinnesto, su cui possiamo farci consigliare nel vivaio. Per l'albero di mele cotogne si possono usare gli stessi portinnesti del pero, in genere si sceglie il cotogno selvatico. La maggior parte delle varietà di cotogno sono autosterili, per cui per avere produzione è importante avere due varietà differenti. Anche le varietà autofertili danno miglior risultato con impollinazione incrociata, ragion per cui bisogna sempre pensare ad avere più di una varietà ai fini di una buona impollinazione. Una volta decisa la varietà e ottenuta la pianta procediamo con la messa a dimora. Per piantare un cotogno per prima cosa dobbiamo scavare una buca a 50x50x50 cm, in modo che le radici abbiano abbondante terreno smosso in cui svilupparsi. Durante lo scavo vale la pena tenere separata la terra più superficiale, sede di microrganismi aerobi, da quella di profondità. Al momento di riempire è bene mantenere lo stesso ordine, per mantenere al meglio la fertilità. L'alberello a radice nuda va posizionato nella buca, riempiendo di terra facendo attenzione che l'arbusto resti ben dritto e alla giusta altezza. Si prenda il colletto come riferimento. Negli ultimi 10 cm di terriccio possiamo mescolare del compost o letame ben maturo, come concimazione. Una volta riempita completamente la buca compattiamo la terra vicino all'alberello appena piantato e irrighiamo abbondantemente. La distanza tra una pianta e l'altra dipende dal portinnesto scelto, se più o meno vigoroso, e dalla forma di allevamento, se piatta o in volume. In media il cotogno tenuto a palmetta si distanzia 3 metri dalle altre piante e 4 metri sulle file, se invece si tiene la pianta a vaso bisognerà stare più larghi, tenendo 5 a 6 metri tra gli alberi. Il raccolto avviene a maturazione, che a seconda di clima e varietà spazia durante l'autunno, in genere tra settembre e ottobre.
Da quando la mela cotogna peluria sul cotogno perde la peluria sulla buccia e si colora di giallo, è meglio aspettare un poco a cogliere. Il momento giusto possiamo riconoscerlo a naso, visto l'ottimo profumo di questi frutti, oppure provando a staccarli e verificando quanto è saldo il picciolo. A frutto maturo sarà semplicissimo staccare a mano la mela cotogna dal ramo. Le mele cotogne in genere non si mangiano crude, perché la polpa tende ad essere astringente e acida, anche se ha un gusto e un profumo peculiari e molto gradevoli. Più spesso vengono utilizzate per marmellate, dolci o comunque cotte. La confettura e la cotognata sono certamente i prodotti più celebri realizzati con questo frutto. In abbinamento con lo zucchero il risultato è perfetto. Ci sono svariati tipi di cotogno. Possiamo operare una prima suddivisione secondo la forma del frutto, dividendo i meliformi, che quindi assomigliano alla mela, e i periformi, chiamate anche pere cotogne, perché appunto ricordano più la pera. Tra i maliformi ricordiamo il cotogno Tenkara, selezionato in Emilia e molto produttivo, il Champion, caratterizzato da frutti piccoli e da un portamento di dimensione modesta, e il cotogno del Portogallo, riconoscibile per le costolature sui frutti, che lo rendono anche abbastanza noioso da sbucciare. Le pere cotogne sono disponibili in varietà diverse. Il Lescovaz e il Gigante di Vrani hanno piante molto vigorose e sono ottimi impollinatori. Il Berexia ha un frutto molto profumato ma è poco produttivo. Dunque, cari sostenitori di pianta, nei prossimi video affronteremo, uno per uno, gli alberi da frutta. Piante pomace, melo, pero, cotogno, nasci. Piante drupace, pesco, albicocco, susino, mandorlo e ciliegio. Agrumi, cedri, limoni, aranci, clementine, mandarini, pompelmi, bergamotto, chinotto. Altre piante, fico, il cacchi, il melograno, l'ulivo. Sostieni pianta, vai su pianta.land. Presto potrai adottare un albero da frutta direttamente dal sito di pianta.land. Se non ora, quando? Sostieni pianta, vai su pianta.land. Pianta è una idea di Uma Innovation di Leonardo Del Priore. Iscriviti a questo canale. E alla prossima!